E ciao amici e amiche, sono Luisa e benvenuti in questo ultimo video e soprattutto benvenuti nel mio blocco note, ovviamente. E cosa andiamo a fare oggi? Oggi vi dirò uno dei migliori giovani under 21 e li andremo a scoprire insieme. Questa potrebbe essere anche una nuova serie, perché i giovani under 21 sono moltissimi. Oggi mi metterò nei panni di un direttore, di un direttore sportivo, anzi oppure anche il mio, anche di un agente, perché scopa talenti. E passiamo subito al primo talento che mi ha incuriosito. Il primo, Tyler Adams, americano statunitense, ha 20 anni e gioca nell'Ipsia. Adams, che è un giocatore molto prodotto, ha giocato nel vivaio nel New York City, poi è stato preso dall'Ipsia, si è notato a Tyler Adams in Champions League e potrebbe essere un ottimo talento, anche un giocatore molto consigliato per le carriere allenatori. Potrebbe essere molto forte e potrebbe crescere fino ad arrivare ai livelli inaspettati. È uno statunitense, infatti non ci sono come lui, ci sta anche come McKennie e di Pulisic. Gli statunitensi sono molto giocatori, molto promettenti. Infatti gli americani producono giocatori che poi cresceranno, sono sicuro che questo giocatore farà l'identissima cosa. Un altro giocatore è quello di Mike Michel Backpacker. Non ho capito se sia norvegese, perché non riesco a leggere bene la lingua. 20 anni di realtà nel Paris Saint-Germain, ma penso che sia nel Bayer Leverkusen. Difensore olandese che sta dato proprio preso dal Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain l'ha girato poi nel Leverkusen. Potrebbe essere un ottimo talento per la nazionale olandese. Potrebbe, se continua a giocare nei suoi massimi livelli, fino ad arrivare alla nazionale. Infatti è uno dei traguardi che deve assolutamente puntare. Passiamo subito a una conoscenza che è un giocatore che conosco molto bene, Jude Bellingham. Ha 17 anni e gioca nel Dortmund. Allora, questo giocatore che ha lasciato il Bergam City, in cui la maglia 22 è stata ritirata, questo giocatore si è mostrato molto in Bundesliga, ma anche in Champions League, dove in Champions ha giocato delle bellissime partite. Quindi significa che questo giocatore può ancora crescere. Spero che continui sempre così e spero proprio che un giorno potrebbe diventare la stella del Dortmund. Potrebbe anche sostituire il buon Sancho. Sono sicuro che questo giocatore farà molta strada, e quindi il Dortmund è una squadra molto preparata per il futuro e è molto abituata anche a prendere giovani talenti. Passiamo subito, dopo Jude Bellingham, passiamo a Jens Kajust, giocatore svedese, 21 anni, gioca nel Midtjylland. Questa squadra abbiamo avuto il modo di vederla in Champions l'anno scorso, anche se mi sbaglio stai in Europa League. Questo Jens Kajust potrebbe essere anche un buon giocatore. Infatti Midtjylland è una squadra danese che anche lei non scherza, sforna moltissimi talenti dalla sua settore giovanile, nella stessa squadra. Questo giocatore potrebbe essere molto forte in futuro, quindi è da tenere d'occhio e chissà cosa ci potrà regalare. Un altro giocatore importante è Riccardo Calafiori, il giocatore italiano, 18 anni, gioca nella Roma, infatti è cresciuto anche nel settore giovanile. Il suo primo gol è stato in Europa League, dove ha totalizzato il suo primo gol da miei professionisti. E il suo ruolo, se non mi sbaglio, è il ruolo terzino, quindi potrebbe essere molto bravo nei terzini. Infatti
Per l'Italia Under 21 potrebbe essere un ottimo giocatore da convocare anche nell'Italia Under 21 e spero che raggiungerà i livelli di un giocatore professionista e si prepari per la nazionale. Già Riccardo Calafiori abbiamo avuto il modo di vederlo con Fonseca, ma quando è arrivato in panchina Mourinho, Calafiori l'ho visto giocare un po' di meno, ma lo stesso l'ho visto giocare molto, anzi, infatti ho danneggiato un bellissimo assist Calafiori. Questo giocatore ci potrebbe regalare una grandissima soddisfazione. Un altro giocatore, Mohamed Diomande, 18 anni, gioca nel Nord Island. Penso che sia un giocatore norvegese, o non lo so, un giocatore di una squadra norvegese. La sua squadra non l'ho vista, ma penso che potrebbe anche lui essere un grandissimo giovane, come tutti gli altri. Ha 18 anni, quindi potrebbe essere un ottimo talento da tenere anche lui d'occhio. Un altro giovane talento che abbiamo visto in modo di vederlo durante l'Europeo è Jeremy Doku. L'età di 18 anni, secondo me quella è stata la prima convocazione nel Belgio. Infatti Doku gioca nel Rennes in Francia. Il Rennes anche lui non scherza, sporna moltissimi talenti come Edward Camavinga, che è passato dal Rennes al Real Madrid. Il Rennes potrebbe perdere anche un altro dei migliori giocatori, Doku, ma ancora Doku deve ancora un giocatore molto giovane che ancora deve crescere. E se mi sbaglio, il ruolo di Doku è esterno destro. Infatti Doku ha tolto anche difficoltà contro la nostra Italia. Infatti in quella partita è stata proprio fondamentale, dove abbiamo visto giocare per la prima volta questo Jeremy Doku. Giocatore veramente da tenere d'occhio, da prendere, però anche nelle carriere allenatori potrebbe essere il futuro della nazionale belga. Un altro giocatore, Wesley Fofana, è francese, 19 anni, gioca nel Leicester. Anche il Leicester non è una squadra che scherza, oltre ad essere una squadra molto forte, ha un vivaio veramente eccezionale. Questo Wesley Fofana ha 19 anni, è un giocatore francese, un altro futuro per la Francia. Il Leicester è una grandissima squadra, quindi Fofana potrebbe essere uno dei migliori del mondo. Un altro giovane, abbiamo Takefusa Kubo, che ha 19 anni, giapponese, ma gioca, penso, ancora nel Villarreal, ma in prestito al Real Madrid. Secondo me in futuro il Real Madrid se lo dovrebbe tenere, perché ha 19 anni e potrebbe sostituire uno tra i giocatori titolari come Gareth Bale, che ormai Bale è quasi sgocciolato di età, oppure potrebbe sostituire anche Hazard, che non è proprio in splendida forma. Kubo, Kubo, che è un giocatore che l'abbiamo visto prima nel Mallorca, dove nel Mallorca sicuramente si è fatto notare di più. Poi è passato alla corte di Emery nel Villarreal, che il Villarreal è una squadra veramente eccezionale. Lui ha giocato, sicuramente potrà giocarsi delle partite, giocarsela in Villarreal. Io penso che sia un giocatore da Real Madrid, perché può sostituire, l'ho già detto, o Bale oppure un Asensio, se in caso uno dei partenti potrebbe sostituire moltissimi tra questi due giocatori, ma secondo me potrebbe sostituire il buon Gareth Bale. Un altro giocatore importante è Daniel Maldini, giocatore italiano, gioca nel Milan. Questo cognome non ci è familiare, infatti ci ricorda il buon Paolo Maldini, che ha giocato nel Milan, è sempre stato fedele al Milan come il nonno. E adesso il figlio Daniel, vuole provare a inseguire le orme di suo padre e di suo nonno. Infatti gioca un ruolo diverso da suo padre e da suo nonno, perché il padre era un difensore centrale, il nonno invece, anche lui penso che sia difensore, ma lui è un COC, un centrocampista offensivo. Attenzione, ma secondo me questo giocatore meriterebbe moltissimo spazio, perché nel Milan l'abbiamo avuto solo modo di vederlo l'anno scorso durante la Coppa Italia, è stato il suo esordio contro la Juve, dove Maldini almeno ci ha provato a giocarsela.
ma almeno abbiamo notato le sue qualità. Quindi potrebbe essere un ottimo investimento per il futuro. Secondo me bisogna un po' di giocare di più, mandarlo in prestito. Secondo me mandandolo in prestito potrebbe crescere e diventare un giocatore fondamentale per il Milan del domani. Un altro giocatore importante è Jons Peter Hauge, che è un giocatore norvegese, ha 21 anni e gioca nell'Eintracht Francoforte. Qua me lo porta al Milan, ma vabbè, sono dettagli. Purtroppo Hauge non ha ancora dimostrato di essere un grandissimo giocatore. Infatti ha segnato anche i suoi primi gol in Serie A, uno contro il Napoli, ma dopo quel gol Hauge è scomparso nei radar nel Milan e nei titolari di Pioli. E secondo me Hauge se n'è andato proprio per questo, perché è un ragazzo che vuole giocare. E infatti il attaccante norvegese ha approdato alla corte dell'Eintracht Francoforte, dove il Francoforte, a differenza del Milan, gli potrebbe concedere la titolarità che lui desiderava. Ma lui voleva giocarsi le sue carte al Milan, ma purtroppo non c'è stato lo spazio per questo giovane. Il Milan per me si è pentito subito di vendere questo grande giocatore, perché sarebbe stato un ottimo investimento per il futuro. Hauge infatti ha già dimostrato di essere un giocatore all'altezza, ma purtroppo Pioli non lo ha capito. E secondo me la scelta giusta è stata la scelta giusta, lasciare Milan per andare all'Eintracht Francoforte, dove almeno lì in Bundesliga, un campionato diverso dalla Serie A, potrebbe abituarlo, potrebbe spronarlo fino a diventare un grandissimo giocatore. E l'entra a Francoforte è la giusta sfida per questo per il giocatore norvegese. E con questo si chiude questo video dei migliori giocatori under 21. Fatemi sapere se ne volete altri, mettete like per un prossimo episodio. E naturalmente prima voglio modificare una cosa: Eintracht Francoforte forte. Ecco fatto. E con questo si chiude il video, quindi da Luce è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, è tutto. Ciao.